dei Carabinieri festeggia il suo 203° anniversario dalla sua fondazione. La cerimonia presso la caserma Aretina vede quest'anno una novità: lo schieramento dei Carabinieri Forestali, che da poco sono entrati a far parte della famiglia dell'Arma dei Carabinieri. I Carabinieri Forestali continuano l'attività che c'è sempre stata da parte del Corpo Forestale dello Stato. Da quest'anno sono integrati nel dispositivo dell'Arma dei Carabinieri, li ho voluti presenti nello schieramento proprio a testimoniare questa integrazione e questo nuovo corso. Loro hanno risposto meravigliosamente, compiendo anche delle azioni di polizia giudiziaria estremamente importanti e apprezzate dalla popolazione. Durante il 2016 sono stati oltre 32.000 i servizi preventivi effettuati dall'Arma, pattuglie e perlustrazioni in tutto il territorio provinciale, 81.000 i veicoli controllati e circa 125.000 le persone identificate, 2.500 i denunciati, 300 invece coloro che sono stati arrestati. Noi ci basiamo sui dati, questi dati danno un trend in netto calo e comunque l'attività svolta dall'Arma dei Carabinieri non è mai diminuita, anzi c'è stato un incremento dei servizi preventivi e questo ha anche favorito una diminuzione dei reati a livello provinciale. Particolare attenzione al protocollo rosa per arginare il fenomeno dello stalking o della cosiddetta violenza di genere. In questo caso sono stati 5 gli arresti, mentre le persone denunciate sono state 28. Quindi parliamo di uomini e mezzi, Sansepolcro sta per tornare comando di compagnia, insomma, come siamo messi da questo punto di vista? L'iter nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri è stato terminato positivamente, è stata inviata la richiesta al Superiore Ministero della Difesa e al Ministero dell'Interno che ci faranno sapere quali sono le loro determinazioni. Però se si incrociano insomma le voci dei cittadini con quello che poi comunque voi riuscite a fare, la percezione è che gli uomini non bastano mai. È una caratteristica degli italiani quella di pretendere sempre di più, anche giustamente, soprattutto in questa provincia dove è stato sempre assicurato un ottimo livello di ordine e sicurezza pubblica. Quindi è giusto che il cittadino richieda di più ed è giusto che il carabiniere dia il massimo di quello che può fare.